Buongiorno, oggi prepariamo il tortino di Asiago su crema di broccoli fiolari con il radicchio di asiliano al forno. Gli ingredienti sono le patate, le uova, userò due tuorli e due interi, la panna, il formaggio Asiago e basta per quanto riguarda il tortino. Poi userò il broccolo fiolaro che è già cotto, già sbollentato e verrà passato con l'olio e lo scalogno e poi frullato, e il radicchio di asiliano che andrà tagliato a pezzi e messo in una pirofila con sopra un po' di panna. Come prima cosa facciamo cuocere le patate in acqua bollente leggermente salata. Schiacciamo le patate con lo schiacciapatate come per fare un purè. Si aggiungono le due uova intere e i due tuorli, aggiungiamo la panna, l'asiago un po' grattugiato, un po' di sale e l'impasto per i tortini è pronto e va messo negli stampini imburrati in una pirofila con l'acqua dentro, perché vanno cotti a bagnomaria. In forno a fuoco basso, circa 150 gradi, per circa 45-50 minuti. E vanno coperti con un coperchio. Saranno cotti quando saranno completamente rassodati. Il radicchio di asiliano lo taglio a spicchi, lo metto in una pirofila e dopodiché mettiamo un po' di panna, del sale e si inforna. Una volta cotto ci va una spolverata di grana, rimesso in forno ancora 2 minuti finché diventa bello dorato ed è pronto. Mentre per il broccolo fiolaro lo faccio saltare in padella con un po' di olio e scalogno e alla fine va frullato. Ecco qua la salsa. Frullato con un po' di brodo diventa una bella salsa liscia. Adesso siamo pronti ad impiattare. Mettiamo la salsa a specchio sul piatto di broccolo fiolaro. Ci appoggiamo sopra il tortino. Un po' di crema di asiago. Un po' di radicchio. E qui vicino il piatto è pronto.